dove stiamo andando? Non lo so. Hai detto che non c'è sempre una meta, ogni tanto l'importante è solo il viaggio. Quindi non lo so. Oggi vediamo, siamo finalmente in Val di Zoldo, dopo 6 mesi che non ci potevamo andare. E oggi Martina ha i suoi scarponi d'alpinismo per la prima volta. Sì, mi faranno malissimo. E quindi facciamo qualcosa di semplice per vedere come stanno. Stiamo andando verso Malgafioda per poi vedere se andare su fino al Coldai o da qualche altra parte. Ecco qua, siamo alle pendici del Civetta e la giornata è stupenda. Bene, adesso noi proseguiamo e proviamo a salire verso il Coldai per vedere quanta neve c'è là nel canale e poi dopo insomma ci regoliamo di conseguenza. Comunque è già bellissimo essere qua davanti. La teleferica del Coldai. Ecco, quasi alla Malga, che è là, e noi proviamo ad andare su per di là. Forse ci sarà un po' da ravanare. Questa è la vallata dove si risale su al rifugio Coldai, che è forse il più famoso della Val di Zoldo. Infatti in estate è molto frequentato. Poi da lì si riesce a raggiungere di solito il lago e anche la cima Coldai, cioè tutto quella cima là. E quindi vediamo se oggi è giornata oppure no. E poi invece dal Coldai parte anche il sentiero Tivan che porta su alla via normale del Civetta e anche alla via Alleghesi, quindi poi da lì si può fare tutta la circonnavigazione del Civetta. Ecco, abbiamo superato il Malgafioda e adesso qua non c'è la traccia, però la neve è ancora dura, quindi per ora andiamo tranquilli senza ciaspole e al massimo ravaniamo un po'. Qua ha svalangato, vedi? Visto? Adesso abbiamo tirato fuori la picca perché prima c'era una salitona un po' più ripida. Beh, in ogni caso, anche se dovessimo tornare indietro, qua si vede tutto. Non ho ancora molti video della Val di Zoldo, perché ho iniziato a fare i video più tardi. Quest'estate si riempiranno. Ecco, marmotta. Passa dove sono passati gli sci, che è più compatta. Tra poco dobbiamo risalire, perché in realtà dobbiamo andare tipo là. Ecco, qua svalichiamo. Ecco. Dobbiamo andare là dove arriva il cavo. Vedi, qua probabilmente gli sciatori sono solamente saliti. Ormai siamo al Coldai. Alla fine dai, ci siamo fidati. Thank you.
quella là è cima Koldai, mi sembra anche spoglia dalla neve, anche se ne avrà un po' di là nell'ultimo passaggio probabilmente. Poi dopo proviamo ad andare verso il lago e in realtà forse potremmo anche andare su alla cima Koldai, perché è molto pulita, visto che è esposta al sole quasi tutto il giorno. Quella è la cima Koldai, là c'è la forcella e dietro c'è il lago. Normalmente per andare su a cima Koldai c'è la, diciamo, via normale, che poi è cortissima, che passa da subito prima del lago, dalla forcella Koldai, quindi. Però io trovo molto più bello salire da questo canalino, che adesso è molto spoglio, perché arriva su dal rifugio dritto per dritto. Eccola là, si intravede la nord-ovest. Quella là che spunta è la cima del Civetta. Noi siamo già stati sul Civetta più volte, però non abbiamo ancora fatto il video. Questo è il castelletto di roccia che c'è sulla cima Koldai. Sono da solo perché la Marti con gli scarponi nuovi ancora non si trova bene e quindi ha preferito aspettare. Guardate che bella qua, una delle viste più belle della nord-ovest qua al tramonto, è stupendo. Un giorno infatti devo cercare di venire a dormire in tenda tipo lì da qualche parte e passare il tramonto quassù. Probabilmente lo farò quest'estate. Quella là è la croce, ci sono quasi, tutto pulito qua. Questo è il canale che un giorno vorrei scalare. Sulla cima del Koldai il lago è quasi invisibile. Yes! Era da un po' che non venivo qua su, non mancava. Ecco, adesso sto scendendo, torno da Coris che mi aspetta. E era bello pulito e comunque l'ultimo passaggio è sempre molto esposto, divertente. Però ecco, se volete andare su a cima Koldai, sappiate che c'è un ultimo tratto dove, se uno magari ha un po' paura del vuoto, è sconsigliabile. Infatti poi in inverno, l'altra volta che ci sono andato, che c'era la neve anche qua ed era anche ghiacciata, ci siamo legati e abbiamo fatto una, abbiamo fissato la corda che poi dopo su si può tranquillamente legare alla croce, che è strasolida. Come vedete il castelletto di roccia è davvero breve, sono circa 50, forse poco meno di 100 sicuro metri di dislivello, ed è in realtà molto tranquillo. L'unica cosa, come dicevo prima, è se lo fate in un periodo invernale o primaverile o anche in certi casi autunnale in cui c'è una nevicata recente e c'è manto nevoso, l'ultimo tratto sarebbe meglio un po' stare attenti. Stiamo tornando dal Koldai e Koris scade giù. Hai detto con il ritmo di... Eccola là, una marmotta. Ha fatto un salto. No,
Noi siamo quasi arrivati alla macchina e è stato bello il Koldai come sempre. Ormai ci sarò andato già 250 volte. Sempre valido anche perché da lassù si vede la nord-ovest benissimo. Prossimo step, piazzare una tendina lì su e fare tramonto e alba consecutiva, magari a giugno.